La Lega Pro continua il suo impegno contro le frodi sportive che intaccano la credibilità del mondo del calcio. A Roma, nella sala conferenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ha organizzato il convegno dal tema Le azioni di contrasto al match fixing, a cui hanno preso parte il prefetto Enzo Calabria, capo segreteria del Dipartimento della Polizia di Stato, Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, il prefetto Giuseppe Pecoraro, procuratore federale, e Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sport Radar. L'iniziativa ha come base la lotta al match fixing come impegno primario per proseguire nelle azioni di contrasto ad un fenomeno pericoloso come quello del calcio scommesse. C'è un sistema che consente di verificare quali sono le anomalie, i flussi anomali e quindi intervenire con un'operazione di analisi su quelli per poter risalire a quali fonti, eventualmente fonti criminali, hanno determinato questi flussi anomali. L'altro grosso filone è quello dell'analisi investigativa tradizionale, nel senso che sappiamo bene che il crimine è interessato ai guadagni e quindi è interessato a un mondo che sviluppa un fatturato annuale ingentissimo. E quindi è chiaro che dal punto di vista investigativo ci sono tutta una serie di attività e di risorse destinate a questa attività di contrasto. Per un più efficace contrasto al match fixing, la Lega Pro ha individuato il sistema allargato dei play-off che ha permesso di arrivare all'ultima giornata di campionato con 29 partite su 30 decisive per definire le promozioni dirette in Serie B, le retrocessioni in Serie D, per entrare nei play-off o per evitare i play-out. Siamo in prima linea per tutelare i valori di questo sport. Riteniamo che il calcio debba attivare tutti quegli anticorpi utili per allontanare ed espellere soggetti che creano danno, creano lacerazione all'interno del nostro mondo. Quindi oggi mi sembra che sia una giornata importante per tutto il sistema calcio. Presenti in sala anche tanti giovani come i calciatori del Trastevere Calcio, vincitori del campionato regionale allievi e una rappresentanza dell'Arezzo. Proprio l'attività di formazione e informazione verso i giovani atleti è fondamentale, ha sottolineato Presilla, che ha ricordato come il match fixing non sia solo un problema che riguarda il calcio. Match fixing è un fenomeno assolutamente transnazionale, è un fenomeno criminale che ha ad oggetto l'utilizzo dello sport, sia il calcio sia il tennis, che oggi ha dei livelli di confronto con questo tipo di illecito assolutamente drammatici. È un problema che riguarda tutti i paesi. In questo momento ci sono in paesi europei, sudamericani, asiatici, nordamericani, processi di investigazione aperti per reati di questo tipo, per il match fixing. Quindi è riduttivo immaginare che sia un fenomeno confinato a leghe minori o ad atleti che guadagnano poco.